ho avuto come regalo un giorno in un compleanno un termometro e da lì diciamo è partita proprio quella passione sfrenata che ho Che ancora adesso. adesso coltivi, giustamente. E Stefano, tu invece sei il più giovane, immagino che il tuo mito non sarà il colonnello Bernacca, ma sarà Giuliaci, vero? Sì, mi sono partito con un carosello intorno agli anni 90, lo seguivo sempre, sembra fosse 10 minuti prima del TG1, era il mio pane quotidiano. Ma qualcuno mi ha detto che comunque tu hai ricevuto i complimenti da Giuliaci per quello Sì. che stai facendo, vero? Quindi è un motivo d'orgoglio, vero? Sì. Diciamo che tu ti occupi, tu hai creato un forum, vero? Un forum che è meteopassione.com. Sì, il forum di metopassione.com, forum che io insieme ad altri, altro gruppo di amici abbiamo creato in circa un anno e mezzo fa. Il nome di Metopassione non è casuale, nel senso che secondo me i nomi di Brescia Meteo, Meteo Brescia si potevano essere giusti per la nostra realtà, però magari vedevano più, erano più propensi per una realtà che voleva Andare al di là. Solo fare magari informazioni sulle previsioni del tempo futuro sulla nostra provincia. Mentre in realtà l'obiettivo, secondo me, del nostro forum è quello di convogliare più persone possibili che hanno la nostra stessa passione e che vogliono condividere con noi le nostre emozioni che proviamo durante un Certo. qualsiasi evento atmosferico, sia neve, temporale. E poi la soddisfazione di centrare una previsione. Eh? E Sì. allora, a proposito di previsioni, entriamo sul concreto, andiamo sul concreto e chiediamo a Nicola, che è alla nostra postazione rosa, possiamo chiamarla così. Allora, Nicola, a te è stato affidato il compito delle previsioni per questo fine settimana. È un settembre caldissimo, Nicola. E allora, effettivamente le stagioni non sono più quelle di una volta, ce lo confermi? Diciamo che questo settembre 2009 è risultato nel bresciano il più caldo mai registrato nelle serie storiche che partono in circa dagli anni 50 e di gran lunga dato che il precedente record apparteneva soltanto all'anno 2006. Questo conferma come gli inizi di autunno negli ultimi anni siano stati caratterizzati da siccità e temperature molto al di sopra della norma. Anche quest'autunno 2009 non sta facendo eccezione, nemmeno l'inizio di ottobre. Come possiamo notare, se possono partire le immagini dall'animazione satellitare, una profonda depressione sta interessando le regioni meridionali dove sta portando pesante maltempo, dalla cronaca è ben noto, mentre sulle regioni settentrionali il tempo si mantiene abbastanza stabile. Le cose non sono destinate a cambiare particolarmente nel fine settimana, l'unica cosa che cambierà è che le temperature attualmente molto al di sopra della norma sono destinate a calare lievemente. Domani sera c'è la notte bianca, siamo tranquilli Sì, il sulle tempo sarà tempo. stabile, poi le temperature vedremo dopo nel dettaglio, ma comunque saranno solo lievemente inferiori ai valori attuali, si manterranno comunque miti per il periodo. Questa mappa che illustra la situazione meteorologica prevista per domani evidenzia come la nostra zona, cioè l'Italia, sia gradualmente abbandonata dal sistema depressionario che oggi è in azione sulle regioni meridionali e viene invasa nuovamente da un campo di alta pressione livellata che porterà tempo stabile e soleggiato su tutte le zone. Da evidenziare soltanto una debole infiltrazione di aria fredda che a partire da questa notte porterà verso il basso le temperature di 2 o 3 gradi. Associata a questa invasione di aria un po' più fresca ci sarà anche un po' di umidità che ristagnando lungo le montagne potrebbe portare a qualche annuvolamento nelle ore mattinali, ma niente di serio, assolutamente non accompagnato da piogge. Parliamo allora di queste temperature che sono pesantemente al di sopra della norma. Ho evidenziato nelle prime due righe le temperature minime e massime registrate a Brescia città nella giornata di ieri, minima di 17,9 e massima di 26,1. I valori sono rispettivamente di quasi 7 gradi e di quasi 4 gradi al di sopra della norma del periodo. Scusa, umidità media relativa. Umidità media relativa abbastanza elevata, di giorno siamo intorno al 50%, di notte si sfiora l'80-85% in città, vicino al 100% fuori città naturalmente. Nel weekend le cose non cambieranno di molto, però un pochino si ridimensioneranno, soprattutto nei valori massimi. Per domani ci attendiamo una minima tra 14 gradi in periferia e 16 gradi in centro città, le massime oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi, possibilità di qualche nube al mattino. Per domenica le minime potranno lievemente ulteriormente scendere verso i 13-15, le massime cominceranno nuovamente a salire intorno ai 21-23 gradi. Nel corso della prossima settimana ci attendiamo nuovamente temperature molto al di sopra della norma e una persistenza di clima umido e condizioni atmosferiche stabili. Quindi possiamo consigliare ai nostri telespettatori di aspettare a riporre maglioni,
assolutamente. A riporre le magliette, scusate, non fate il cambio dell'armadio, ancora non è il momento. Assolutamente non si facciano impressionare se domani o dopodomani farà leggermente più fresco. Farà ancora troppo caldo per il periodo, anche domani e dopodomani. Puoi dirci quando arriverà finalmente il freddo? Questo perché abbiamo molto, voglia anche di un po' di autunno. Questo è molto, e anche i nostri ghiacciai ne hanno molta voglia, perché stanno soffrendo molto, nonostante l'invernata molto nevosa, il caldo li sta distruggendo, no? Nonostante tutto l'invernata non conterà nulla e la stagione risulterà negativa sotto il profilo dei ghiacciai. Non si sa ancora quando arriverà una prima ondata di freddo seria, molto probabilmente non prima del 10 di ottobre. Perfetto, noi con queste previsioni ringraziamo i ragazzi del Centro Meteo Lombardo, noi ci vediamo venerdì prossimo per le previsioni del prossimo fine settimana. Grazie.